Questo è l'asilo dove sono state lasciate le due finestre aperte, tanto da permettere fortunatamente non l'invasione dei vandali, ma di qualche piccione che ha però imbrattato alcune classi e qualche corridoio. Sono in atto le pulizie straordinarie, restano comunque le polemiche rispetto alla gestione dell'emergenza, ma ci sono delle novità molto importanti. La finestra o la porta, non sappiamo cosa. Sappiamo anche chi è stato, abbiamo citato i danni. Ah, quindi avete anche citato, anche perché poteva sparire qualsiasi cosa dalla scuola. È successo più di una volta. Che qualcuno sia venuto. Certo, certo. Ah, quindi già questa è una notizia, notizia vera abbiamo, è questa. Abbiamo accertato chi sono i responsabili di aver lasciato le due finestre aperte e sono stati citati i danni. In più le aggiungo che stiamo provvedendo a una pulizia straordinaria, a prescindere dalle feci dei piccioni. Ok. È chiaro? Ok, certo. Okay. Però un sistema di videosorveglianza magari potrebbe aiutare. Questo è un problema nostro. Lo so, è un problema di tutti. Certo. Ma buon lavoro, Presidente, buon lavoro. Comunque, poi ci riconvochiamo. Assolutamente, io vorrei stare seduto personalmente, faccia a faccia, ne parliamo. No, no, le dico subito, la convocherò io personalmente, non solo per un'intervista seria, e mi firmi per favore. Assolutamente. Seria. No, mi senta, mi senta. Non è che ha spento. Allora, rifaccia. No. Mi sta aspettando il marito. No, stava dicendo, Presidente. No, lei mi sta proibendo di fare. Ha detto lei di accendere. Rifiuto. La chiamerò io quando avrò tutti i dati, così lei darà informazioni corrette di stampa. È chiaro? Assolutamente. Informazioni corrette. Cosa non c'era di corretto in quello che abbiamo detto? Non ho letto. Lo legga, perché evidentemente non c'è. Perché voi bambini li avete accettati ugualmente e non andava fatto. Non andava fatto. E lei è responsabile. Certamente non sono io responsabile. Questo è. Vengo con il stiamo microfono. Provvedendo, stiamo ascoltando le esigenze dei genitori che lavorano e ci stiamo attrezzando per venire incontro alle difficoltà. Quindi i figli dei genitori che lavorano continueranno a frequentare l'istituto durante... Mi devo confrontare ancora con l'assessor Cistulli, perché non so come è andato l'incontro. Mi dispiace, è più onesto di così si muore. È riuscito a sapere che cosa è successo, da dove sono entrati gli animali? Stiamo provvedendo tutto. Intanto stiamo interessando l'autorità giudiziaria. Perché pare che ci sia un aspetto penale. Pare. Rispetto a questa... Poi le dico, mi faccia fare il mio lavoro in santa pace, con estremo... Se vuole le chiamo il maresciallo. Ma non abbiamo bisogno di sentire lei, lei è il responsabile io della scuola. Io sono il dirigente della scuola. Abbiamo bisogno dei nostri tempi, certo. Senza, perché a noi interessa l'utenza, certo, i nostri assolutamente. Bambini. Perché li avete accettati i bambini ieri mattina a scuola, sapendo che c'era questa emergenza? Uno, mi sono sentito con la ASL ed è venuta qui la dottoressa Quasanta. Sì. Due, abbiamo consultato... Ieri, perché li avete accettati ieri, non quello che avete fatto dopo? Ieri, avendo visto quello che c'era, perché quando avete... Quando ho saputo che il problema c'era, ho detto immediatamente alle docenti e alle bidelle di lavare e poi abbiamo sospeso le lezioni, perché il dirigente non può chiudere la scuola. Sì, deve avvisare l'amministrazione. L'ho perché... fatto. Sono andato però, personalmente dal sindaco con però l'assessore è arrivato prima lui, prima che la scuola avvisasse. Chiedete all'assessore. Quindi diciamo, lei lo ha saputo tardivamente, questo è stato il problema. Dell'emergenza lei ha saputo tardivamente. No, non è questione di tempi. Non è perché i genitori dicono il motivo per cui sono stati accettati i bambini, proprio in partenza, sapendo che c'era questo problema. Il problema in un primo momento, diciamo, era stato i docenti con i bidelli hanno subito pensato a disinfettare l'ambiente. È chiaro. Volendolo con un normale essendo detersivo. Bambini piccoli, abbiamo fatto in modo di non svolgere le attività didattiche, ma di salvaguardare la salute dei bambini guardandoli, e cioè di non toccare niente né materiale né tutto il resto. È vero che qualche gioco è stato buttato perché per precauzione. Esatto. Abbiamo lavorato con la scuola in maniera tale da dare una risposta almeno ai genitori che entrambi lavorano e quindi hanno esigenza di dover lasciare il bimbo da qualche parte, senza dover ricorrere ovviamente ad asili privati. Con la dirigenza scolastica si è raggiunto questo accordo, i bambini che ci saranno segnalati adesso dai rappresentanti di classe potranno svolgere la loro attività scolastica all'interno della scuola media Giovanni XXIII, quindi ci stiamo organizzando in maniera tale che i bimbi possano domani fare lezioni in quel plesso.
Ovviamente è necessario che ci comunichino il numero dei soggetti che parteciperanno alle elezioni, primo per sistemare gli ambienti e secondo perché per organizzare il servizio scuolabus ovviamente. Intanto 13 e 14 pulizia straordinaria, 15 disinfezione dell'istituto. Sì, sì. La pulizia straordinaria verrà fatta a cura della cooperativa che ha comunque in servizio le pulizie scolastiche. Poi ci interverrà la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana e provvederà alla disinfezione o disinfestazione, tutte le operazioni necessarie a che si rimettano gli ambienti intaccati in sicurezza. Per poi ritornare lunedì prossimo regolarmente a scuola. Sì, ovviamente questo intervento richiede che ci sia almeno un giorno di carenza e quindi anche il venerdì non sarà possibile fare lezioni in quel plesso. Fortunatamente a questo punto c'è la chiusura del sabato e della domenica e quindi lunedì torna tutta la normalità. Era stato avvisato dalla scuola per l'emergenza? Guardi, non so se ci sia stato il punto di comunicazione, però io ho ricevuto una telefonata da un genitore. Non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali dalla scuola, né tantomeno telefonate al mio numero, non me ne sono arrivate. Quindi... Ma quando è arrivato a scuola, lei che è stato uno dei primi tra l'altro ad arrivare, ha notato qualcosa o già era stato pulito la bella e meglio la situazione? Io quando sono arrivato avevo l'impressione che tutto fosse tornato alla normalità, ho scambiato due parole con il personale ATA, il quale mi ha rassicurato che avevano provveduto a fare una prima pulizia. Adesso non so chi abbia deciso o meno di far entrare i bambini.